Io sicuramente sono stata molto fortunata perché sono sopravvissuta a tante prove difficili. Dal primo giorno in cui sono nata sono stata messa a morire. A 3 anni mi volevano buttare in un fiume. Sicuramente io vengo attaccata di più perché sono una figura in vista politicamente, però continuo a sopravvivere. Non tutte le donne vengono minacciate di morte, però le nostre donne sono spesso vittime delle tradizioni che le tengono imprigionate. Così Fawza Kofi, 36 anni, prima donna speaker del Parlamento afghano, cioè numero 2 dell'Assemblea, racconta la sua vita intessuta di dolori e lotte per la libertà del suo popolo e delle donne afghane e per un Islam sano e giusto. Un esempio raro, ma non unico, nel giorno dell'8 marzo, di come le donne a ogni latitudine possano essere madri amorevoli e donne esemplari nella società. Per noi, e specialmente per me come donna politica, devo confrontarmi con molte sfide. Una delle principali è che il potere in Afghanistan è stato tradizionalmente detenuto dagli uomini, per cui io come donna mi devo affermare ancora di più in una società tradizionalmente dominata dagli uomini. Ma la battaglia più dura per Fawza Kofi in questi giorni in Italia per presentare il suo libro Lettere alle mie figlie è contro la follia dei terroristi talebani. L'Islam che conosco io non è l'Islam dei talebani. C'è un'interpretazione completamente diversa dall'Islam che conosco io. I talebani non si basano sulla religione, ma sulla imposizione e su una tradizione che non fa parte del nostro paese. L'Islam, una delle prime parole che promuove, è la scrittura e lo studio, tutto ciò che invece combattono i talebani.